dottor Trisolini, conosciamo quando era un giovane, eravamo piccoli, cresceremo, e Intex che riprenderà Software Radio, argomento Software Radio. Buongiorno a tutti, la presentazione sarà articolata fondamentalmente in due aree, una brevissima flash sulla Intex che non so quanti conoscano, seppure è una società che lavora nella difesa da oltre 50 anni, e poi parleremo del discorso SDR dove tratteggeremo un discorso di tecnologia che dà molte risposte a quanto detto adesso dal precedente relatore. La Intex, come dicevo, è stata fondata nel 74, nel 1974, siamo 300, circa 300 ingegneri altamente qualificati e operiamo su mercati diversi, dalla difesa all'aerospazio, dal ferroviario all'automobilistico, smart system e anche finanziario. Abbiamo sei sedi sparse sul territorio nazionale perché siamo i fornitori della Real Casa di Leonardo, da cui siamo stati insigniti di un premio come Best Supplier Mondiale nel 2010, e abbiamo due sedi a Pittsburgh, in una lavoriamo per i taci, per il railway americano, e nell'altra a Filadelfia lavoriamo per, sempre per Leonardo, per il combinato. Un rapidissimo excursus dei nostri clienti principali e le nostre competenze. Ovviamente per lavorare sia a livello governativo che con questi grandi player abbiamo tutti quanti le certificazioni del caso. Financo la CMMI al level 3 del DoD americano. Abbiamo quindi le usuali competenze a livello di software engineering e system engineering, poi abbiamo una elevata capacità di validation e verification anche per sistemi molto complessi, un team di RAM analysis ormai riconosciuto a livello nazionale, poi abbiamo uno zoccolo molto duro che è data dal 2000-2003 nella software defined radio e intelligenza artificiale. In 50 anni di attività la Intex ha contribuito ad affiancare i principali protagonisti industriali ed istituzionali nella progettazione, realizzazione e verifica di sistemi complessi che vanno dai tactical data link a estrattori e tracciatori radar che oggi facciamo con l'intelligenza artificiale, al comando e controllo, moltissime classi della Marina, delle unità navali della Marina Militare e straniere hanno un CMS che la Intex conosce molto bene, e fino a quei sistemi d'arma lavoriamo molto con MBTA, per cui 4 anni fa abbiamo addirittura progettato e realizzato la testata di un SIG. Adesso entriamo nel merito del discorso delle telecomunicazioni resilienti e della connettività necessaria per poterle attuare. Quindi parleremo delle sfide, poi perché abbiamo scelto la tecnica SDR, quali sono le funzionalità che offre, la nostra esperienza e poi il futuro con delle comunicazioni. Ovviamente, come è stato detto fino adesso, le operazioni militari in scenari complessi come quelli multidominio richiedono delle comunicazioni affidabili per garantire una situation awareness e la superiorità nel campo di battaglia. Praticamente è quello che il Chief of Staff dell'US Army nel marzo del 2015 ha richiesto alla NATO per iscritto con una lettera, richiedendo uno studio sul sensing cover dell'EMSO, cioè di quello che viene definito l'Electronic Magnetic Operation Sensor Spectrum.
le sfide che noi abbiamo nel campo elettromagnetico sono la gestione e mistificazione degli interferenti, lo sfruttamento ottimizzato dello spettro radio le cui frequenze sono sempre più congestionate e la necessità di adattarsi rapidamente a diverse situazioni per garantire, come hanno detto finora un po' tutti quanti, la connettività necessaria per lo scambio delle informazioni. Che cos'è? Quali sono le funzionalità che offre la tecnica SDR? Una configurabilità semplice e un controllo dello spettro elettromagnetico fantastico, con che cosa? Degli algoritmi di spectrum sensing, degli algoritmi di localizzazione degli interferenti, la selezione delle bande di comunicazione in tempo e frequenza, con che cosa? Con delle tecniche di mitigazione degli interferenti e la modifica delle tecniche di modulazione in tempo reale, un innalzamento della sicurezza dei dati che vengono trasmessi, con che cosa? Con l'integrazione della funzionalità della crittografia avanzata e l'utilizzo di meccanismi di autenticazione. Noi, lavorando da moltissimo tempo nell'SDR, abbiamo applicato questa tecnologia sia nel campo dell'aerospace che nel railway e che nella difesa. Nel campo dello spazio noi dal 2000 abbiamo sviluppato un ricevitore totalmente software con degli elementi COTS come front-end in grado di gestire fino a 12 canali GPS e 3 canali EGNOS in acquisizione, tracking e navigazione in real time. Questo sistema, da questo ricevitore abbiamo progettato e realizzato nell'ambito di un progetto gestito dall'European Space Agency un sistema di monitoraggio ed autenticazione del segnale GNSS per applicazioni safety critical e non safety critical, in grado di fornire un'ampia gamma di servizi sia a livello locale che regionale. Il sistema è praticamente composto da delle stazioni fisse ARCO2S per il monitoraggio locale, poi delle stazioni mobili per estendere il servizio e da un'unità centrale per l'aggregazione dei dati allo scopo di fornire un servizio di monitoraggio GNSS regionale. Vado un po' di fretta perché il tempo è tiranno. Le stazioni fisse possono essere equipaggiate anche con un direction finder, sempre di nostra progettazione, sempre collaudato sia a livello nazionale che a livello europeo dall'European Space Agency, in grado di classificare e stimare la direzione di arrivo dei segnali interferenti. Invece nel campo del railway, non so se sapete che l'alta velocità è gestita da un segnale GSM Railway di un centro operativo di controllo nazionale a Roma, e quando il treno in alta velocità perde il controllo di questo segnale a causa di interferenze per più di 8 secondi va automaticamente in frenata. La frenata è di un'alta velocità comporta un arresto in 5-6 km e una spesa di qualche milione, perché succede di tutto e di più nel corso della frenata. E quindi noi già dal 2002-2003 abbiamo messo in campo queste sonde, specialmente nella tratta Milano-Bologna, per l'analisi delle bande in uplink e downlink in tempo reale, la decodifica del segnale GSM e la stima del quality of signal del segnale stesso. Forti di queste esperienze abbiamo proposto nel 2014, in realtà nel 2012, poi finanziata nel 2014, un progetto nazionale per la ricerca militare di cover sensing, cioè del sensing dell'EMSO, per realizzare un sistema di sensing cooperativo. Cos'è che abbiamo proposto? Abbiamo proposto la realizzazione di un dimostratore tecnologico costituito da 6 nodi o 6 sentinelle
basati su piattaforma SDR in grado di ricostruire lo scenario di un'ampia banda dello spettro elettromagnetico, andiamo dai 30 a 6 giga, in tempo, frequenza e spazio attraverso degli algoritmi cooperativi di spectrum sensing. Questo per ottenere che cosa? La mitigazione dei problemi di shadowing e hidden node e l'ottimizzazione delle prestazioni di detection e dei consumi. Abbiamo ottenuto dei risultati molto interessanti che sono stati certificati sia dal CSSN, l'Istituto Vallauri di Livorno, che come sapete è un centro di tutto rispetto per quanto riguarda il discorso della radiofrequenza, radar e trasmissioni ricetrasmissione. E quindi abbiamo potuto mettere a fuoco dei nuovi algoritmi di spectrum sensing per essere eseguiti in maniera distribuita, il che non è molto facile, e poi un protocollo per la distribuzione efficiente dei dati tra sensori che partecipano al sensing cooperativo. Abbiamo realizzato un dimostratore su suggerimento sempre di Manitele Radar o dell'Istituto Vallauri di Livorno, un dimostratore di scan analyzer per l'intercettazione dei link in radiofrequenza di radiocomando degli unmanned air vehicle commerciali, classifica radio fino a 25 kg, che noi abbiamo chiamato Dedalo. Abbiamo realizzato un prototipo di sensore per spectrum sensing cooperativo, sempre con tecnologia software defined radio, e poi come è stato possibile collaudare da parte di Teledife nel settembre del 2019, un dimostratore tecnologico costruito da 6 sensori in grado di eseguire spectrum sensing cooperativo su un'area abbastanza estesa. E infine un sistema di intercettazione delle comunicazioni o delle interferenze sia a livello tattico che a livello strategico. Questa slide è solo per darvi un'idea di come l'accoppiamento dei 6 sensori, delle 6 sentinelle, dei 6 nodi sia molto flessibile e variabile a piacere, e quindi nel primo quadrato alla vostra sinistra avete l'accoppiamento 4-2, al centro 3-3 e a destra 2-2-2. E questo è molto utile perché per avere una maggior resilienza i sensori possono essere posizionati in modo opportuno, si possono selezionare le waveform che di interesse e ovviamente si ottimizzano sia le prestazioni che i consumi. Sempre da questa ricerca e sviluppo, seguendo le indicazioni di ESSOR, abbiamo ottenuto un tool software che noi definiamo uno scan analyzer per validazione e verifica, che è una consente di verificare sia il codice sorgente sia il file XLM che descrive la waveform, e effettua un'analisi statica automatica rappresentando su un display un grafico molto semplice da interpretare e inoltre i file delle anomalie individuate. Quindi un discorso di utilizzo dell'SDR per l'individuazione dell'eventuale attacco, dell'eventuale anomalia introdotta nella waveform, che si riceve nello spazio elettromagnetico, il famoso dominio, come dicevo prima, dell'EMSO, Electromagnetic Spectrum Operation. E ovviamente poi la navigazione del codice, eccetera, eccetera. Sempre derivato da questa ricerca e sviluppo, con investimento proprio, abbiamo realizzato proprio un prodotto che è stato comprato dal centro di eccellenza dell'esercito italiano di Sabaudia per il Counter UAV, e
Questo consente il rilevamento, la classifica, la localizzazione in frequenza, la stima in distanza e la direzione d'arrivo dei droni e la direzione dei piloti, perché nel raggio di 3 km il nostro sensore ha una sensibilità così elevata che riesce a individuare anche i pochi secondi di scambio di segnale di sincronismo tra la base station del pilota e l'UAV che viene messo in funzione. E questo è molto importante per un'attività di intelligence, è fondamentale nell'homeland security. Ovviamente le bande di operazione di questo sensore passivo in radiofrequenza sono a livello di megahertz la 4,33, la 8,68 e la 9,15, e invece per quanto riguarda la banda dei gigahertz abbiamo la 2,4 e la 5,8. Sempre utilizzando il discorso della tecnologia SDR, noi stiamo realizzando, e siamo già nella seconda fase, un payload ELINT per mini satelliti in grado di rilevare, classificare e localizzare segnali elettromagnetici dallo spazio, quali le comunicazioni radar. In particolare il nostro progetto consente il download, l'acquisizione e il salvataggio dei dati, l'analisi automatica e il post-processing, la classificazione dei segnali rilevati, la calibrazione e riconfigurazione in volo grazie proprio al discorso della tecnica SDR. Questo consente la possibilità di avere con un progetto di ricerca e sviluppo militare una situation awareness di superficie in breve tempo e con poca spesa. Perché? Perché noi stiamo già parlando con TASI che parrebbe, dico parrebbe perché non parlo io con TASI, quindi è un relata refero, che ci sia un accordo in prospettiva più o meno futura, forse meno che più, di realizzare un mini satellite ad hoc su cui imbarcare questo payload ELINT che consentirebbe appunto la situation awareness di tutto il Mediterraneo. Il futuro. Il futuro è una radio cognitive, abbiamo detto che ci serve cognitività, abbiamo detto che dobbiamo essere resilienti, abbiamo detto che le comunicazioni incidono sulla efficacia ed efficienza di un comando e controllo, le abbiamo dette di tutto e di più. Come facciamo? La radio intelligente è la soluzione, noi abbiamo gli algoritmi, abbiamo l'expertise, sappiamo come gestire la cosa e ci manca soltanto la possibilità di cooperare con qualcuno che abbia una big nave. L'obiettivo con una radio intelligente si riesce a rilevare lo spettro in radiofrequenza, identificare le bande di frequenza disponibili per l'utilizzo o dove sono presenti dei segnali interferenti, e quindi posso sull'altro canale comunicare perché posso mettere radio in funzione MANET su quale frequenza spostarsi, posso disturbare su delle frequenze. Una cosa che è molto importante è che la nostra capacità di lettura del segnale elettromagnetico, che varia nello spettro analizzato dai nostri sensori, ci consente di avere frequenza e protocollo di dialogo, per cui è possibile disturbare selettivamente senza occupare tutta la banda. Faccio riferimento al discorso fatto prima dal capitano dei filtri noi abbiamo questa possibilità di capire quali sono le frequenze che possono essere e non devono essere disturbate. Quindi la radio automaticamente, perché è dotata di intelligenza artificiale, è capace di adattarsi dinamicamente alle mutevoli condizioni dell'ambiente in cui
un altro passo in avanti potrebbe essere il discorso di un'attività SIGINT applicata al contesto della cyber security. Perché? Perché, come dicevo prima, noi siamo in grado di leggere il segnale nell'etere, il segnale elettromagnetico, la trasmissione, la waveform, e quindi pensate a quello che può avvenire ai software embedded delle piattaforme. È arrivato 5 minuti oltre, quindi si Perfetto, vi ringrazio per l'attenzione.